Ciao ragazzi, ciao, video breve, veloce, senza credo neanche tanto montaggio, perché è proprio una cosa che volevo così discutere con voi al volo, confrontarmi con voi al volo e vista il tipo di notizia, una cosa che io attendevo da tempo, comunque per me è solo l'inizio della discussione, perché poi è appena stata annunciata, tra l'altro tra le righe, non troppo esplicitamente. Di cosa parlo? Beh, parlo del fatto che anche la Bonelli ha finalmente annunciato che andrà in digitale. Quindi, oltre al fatto di asserire che ovviamente punta sui film, le serie, tutto, perché ovviamente hanno capito che ciò non solo di cui si monetizza, ma soprattutto anche ciò da cui praticamente si crea, la gente per diciamo avvicinarsi anche al fumetto eccetera ha bisogno prima magari di vederlo nei media che abitualmente utilizza. Se al fumetto non è tanto avvezzo o poco e non vede che tu Bonelli produci il film di Dampir o quello di la serie di Dylan o quello che sarà, poi non gli dà delle motivazioni, non hai modo di fare marketing sui suoi brand. E questo speriamo, gli auguro alla Bonelli in questo senso di fare fortuna, speriamo. Ovviamente ha beccato la sfiga di progettare e fare tutto questo nel Covid, lo sappiamo, bla bla bla. Ma non è questa la notizia ovviamente è che appunto va in digitale, cioè estenderà tutta questa sua strategia dell'online, diciamo così, mentre qua mi arrivano anche le chiamate dell'online, quindi per distribuire i propri fumetti in digitale. In realtà non è un diciamo esordio totale, aveva già fatto qualche cosa tempo fa, accennato senza crederci troppo, ma spero che questo sia un vero e proprio spinta, capendo che da oggi l'online, il digitale ha raggiunto ormai forse una frontiera e una dimensione così che non, di cui non si può praticamente quasi fare meno. E se l'ha detto la Bonelli e se l'ha pensato e ci è arrivata la Bonelli, vuol proprio dire che è il momento, è finalmente giusto. Io sapete che sono stato sicuramente tra i primi qua su YouTube a dire ragazzi, leggiamo anche molto in digitale, si può leggere in digitale, chiaro. La cartacea, la carta rimane insostituibile sotto certi aspetti, ma ci può essere anche il digitale. E nel caso della Panini, questo che voglio farvi la domanda e voglio soprattutto aprire questo dialogo con voi, la domanda banale è ovviamente: vi interesserà? È una cosa che ovviamente vi rifugge completamente? Come ho detto in altri miei video, io capisco che molti comunque non voglia rinunciare per nulla al cartaceo, quindi il digitale fa schifo in generale, proprio non lo accettano, vabbè, lo capisco. Altri credono probabilmente di essere nella stessa posizione, però in realtà non sanno che provandolo con gli strumenti giusti, avendo a disposizione gli strumenti giusti e ovviamente una distribuzione, il fumetto digitale giusta, forse qualche compromesso ci può essere. Almeno ho scoperto diversi amici che dicevano: ma no, ma il digitale mai, ma no, ma assolutamente, ma vuoi mettere la carta, il profumo, ma vuoi mettere lo sfogliare, ma vuoi mettere avere l'albo lì fisico, ma vuoi mettere, certo, poi hanno riempito come me il resto delle loro librerie ormai, e pur di non rinunciare a continuare a leggere determinate serie, cose che continuano a leggere da tanto tempo, come ad esempio tante serie Bonelli, hanno preferito provare e affidarsi effettivamente in tanti casi al digitale. Quindi la domanda non sarà solamente ormai più se e perché eventualmente considerare il digitale, ma piuttosto potrebbe diventare a che condizioni. E ormai che la Bonelli ha fatto outing, a questo punto automaticamente la domanda diventa questa: quali aspettative avete sulle prossime future proposte Bonelli in digitale? Le vie sono due. Uno, che ormai non è più ciò su cui si punta, non è più il tipo di offerta che al pubblico garba più di tanto, non è più, però sapete, la Bonelli è già tanto che arriva sul digitale, ci si può aspettare di tutto, che è l'offerta semplicemente dell'albo in digitale a pagamento, tale e quale. Mi viene da pensare che conoscendo le manovre un po'
molto restrittive della Bonelli possa anche andare a dire: questo è il costo dell'albo 4,40 in edicola, lo ho in digitale 4,40. Ci potrebbe anche essere, non mi stupirebbe, così come forse potrebbe relativamente essere probabile un 4,40 digitale, dai, 3,90, 3,50, ma non tanto più sconto, perché ovviamente non può penalizzare ciò su cui lei monetizza drasticamente, che ovviamente l'edicola, l'albo in edicola, le sue produzioni in cartaceo. Bene, questa sarebbe l'ipotesi. La seconda ipotesi, invece, auspicabile sotto certi aspetti, che va tanto di moda, almeno anche negli esperimenti globali che sono stati fatti dalla distribuzione digitale, è l'abbonamento flat, tipico come può essere quello della Marvel Unlimited, come sono stati anche quelli della Kindle, quelli eccetera eccetera. Quindi paghi un abbonamento mensile e hai sostanzialmente tutto gratis, cioè tutto quello che puoi leggere, tutto quello che ti pare. E qui il nocciolo: quanto sarà, io mi aspetto che sia questa l'offerta, ma quanto sarà questo abbonamento? Perché Marvel Unlimited il grosso del suo successo l'ha fatto perché a 9,90€, anzi meno, 7-8 dollari all'inizio, poi adesso 7-8 euro, 9 euro al massimo, comunque sotto i 10 euro ti offre la sua libreria storica completa, storica e nuova, cioè quello che esce adesso in edicola o in libreria eccetera, tu puoi leggerti tutto al massimo dovendo aspettare 5-6 mesi rispetto all'uscita in edicola, che ci sta, perché comunque è giusto eventualmente dare una precedenza. Tu lo vuoi leggere subito, lo compri in edicola, lo compri in cartaceo. Invece, se ti va bene, non vuoi, comunque non sei un collezionista, non vuoi avercelo subito, non vuoi per tanti motivi, aspetti i tuoi 6 mesi ed è giusto dare la precedenza ovviamente a quelli che lo acquistano in edicola. Ma al contrario, se a te sta bene, perché può anche essere, anche se tu sei un bonelliano, può essere che tu dici: ma sai cosa c'è, io prendo il mio Dylan Dog, io prendo il mio Dragonero, però le altre cose, pagare, no. Però fare un abbonamento, magari, non so, Dragonero lo continuo a prendere anche, Dylan Dog che lo prendevo un po' sì, un po' no, invece lo leggo solo in digitale, anche se lo leggerò a quel punto tutti i numeri. Invece potrebbe essere l'occasione per capire se Dampir fa il caso mio, mi piglio tutto Dampir dai primi numeri, che sai, anche molte volte andare a recuperare, da dove iniziare, delle serie che sono 100, 200, 300 numeri, da dove iniziare, vale la pena iniziare dall'inizio, lo posso iniziare a leggere adesso con quello che esce in edicola, non mi va di recuperarlo, tanti aspetti che potrebbero rendere quindi la lettura anche dei Bonelli con questa formula qui intrigante. Ora però io sarei stato estremamente ottimista in questo modo, già che credo che 9,90 tutti i Bonelli di che possono uscire dico tutto ciò che ha prodotto la Bonelli da sempre a 9,90 al mese sarebbe troppo lungimirante secondo me, e forse sarebbe anche troppo auspicabile la lungimiranza in questo caso dell'utenza italiana, perché sostanzialmente di italiano parliamo sicuramente, almeno attualmente. Pensare che l'utenza italiana possa effettivamente ripagare completamente come fa la Marvel, ma la Marvel la fa a livello mondiale, è una cosa un po' diversa, per me è difficile, sarà andare a stare tanto sotto i 14,90-15 euro, se non di più, oppure farà diverse fasce a seconda di quante serie vuoi comprendere all'interno del tuo abbonamento, potrebbe essere anche questo. Questa è insomma la cosa che vi chiedo, nel caso in cui siate disposti, perché nel caso proprio volete fare, continuare a fare gli integralisti, tanto ve ne accorgerete tra 5-10 anni che non si potrà fare a meno dei fumetti in digitale, non dico che non si farà a meno di quello in carta, ma che proprio totalmente farne meno sarà impossibile, sicuro. E, ecco, a questo vi dico, se comunque già adesso un pensierino ce lo fareste, quali sono le cifre, essendo realisti, perché tutti direbbero no, ma a me meno di 5 euro, meno di 4 euro, così col cavolo che compro, col cavolo che lo faccio. Siamo realisti, dai, cercate di buttare un po' più in là. È proprio vero che a 8-9 euro voi non lo fareste, non comprereste l'abbonamento per avere tutti i Bonelli a disposizione? E lo fareste solo se
vi danno tutti i bonerini a disposizione o se vi danno solamente la possibilità di leggere quelli di quel mese usciti in uscita in quel mese. Dai, fatto un videino di 10 minuti, ma ero troppo curioso di confrontarmi con voi. Volevo farci una live questa sera, ma volevo da solo, mi piaceva, volevo magari che ci fossero un po' anche altri, gli altri cefi erano un po' impegnati, magari la rimandiamo assieme a loro a un'altra giornata, perché sicuramente ci sarà da discutere, magari anche quando potrà esserci occasione di saperne qualche cosa di più. Tra l'altro, ultima cosa, peccato che una bomba di questo genere, una cosa clamorosa come questa, non ci sia lo scenario di Lucca di quest'anno a lanciarla. Sarebbe stata, vabbè che è il digitale che c'entra poco con Lucca, che è in presenza e tutto quanto, però questo mi fa pensare anche che non è proprio forse dietro la porta questo lancio, forse bisogna aspettare un po'. E a questo punto che non aspettino addirittura un anno il Lucca di quest'altro anno, ma forse sarebbe stato allora troppo presto per annunciarlo adesso, mi aspetto un po' prima. Questo è il fatto che io è da luglio che hanno annunciato che doveva uscire quest'estate la DC Unlimited come la Marvel, tanto quanto ovviamente in americano, non in italiano, e io ancora la sto aspettando. Fatemi sapere anche lì se c'è qualche interesse sulla DC e vi leggereste, vi andreste a fare qualche abbonamentino anche lì, se e eventualmente se solo in italiano o anche quando cavolo la fa in americano. Mi raccomando, sotto nei commenti ci scriviamo lì e così dopo con i vostri commenti anche alimenteranno un'eventuale live che andremo a fare poi successivamente. Grazie, ciao, ci vediamo alla prossima.